Ieri sera, presso il chiostro delle Palme della caserma sottotenente Giuseppe Cangelosi, alla presenza del comandante generale di Corpo d'Armata Andrea De Gennaro, le Fiamme Gialle di Sicilia e Calabria hanno festeggiato a Palermo il 250° anniversario della fondazione del Corpo della Guardia di Finanza, impreziosito dalla cerimonia di avvicendamento della carica di comandante interregionale dell'Italia sud-occidentale. Nel corso della celebrazione, alla presenza delle massime autorità istituzionali siciliane e calabresi, dinanzi a una rappresentanza schierata di militari delle diverse specialità del Corpo dell'Associazione Nazionale Finanziaria d'Italia e delle neo costituite associazioni professionali a carattere sindacale, si è proceduto all'attribuzione di alcune ricompense al personale che si è particolarmente distinto in operazioni di servizio e di salvataggio. Momenti toccanti alla consegna ai rispettivi familiari della croce al merito di guerra al finanziere Vincenzo Ganci, caduto il 10 luglio 1943 nella battaglia di Gela, durante le operazioni belliche del secondo conflitto mondiale, e di un encomio al colonnello Maurizio Pellegrino recentemente scomparso. A seguire il generale Corpo d'Armata Rosario Lorusso, dopo 2 anni alla guida del comando interregionale, ha passato le consegne al generale del Corpo d'Armata Antonino Maggiore, proveniente dal comando aeronavale centrale, ove ha diretto l'intero comparto aeronavale. Il generale Rosario Lorusso, che lascia il servizio attivo per raggiunti i limiti di età, ha rivolto un pensiero riconoscente ai rappresentanti delle istituzioni intervenute ed ha poi salutato i finanzieri della Sicilia e della Calabria, ringraziandoli per la gratificante attività svolta nonché per l'impegno e l'equilibrio con cui hanno lavorato e lavorano a servizio dei cittadini e delle imprese oneste, per assicurare il rispetto delle regole e contrastare le frodi in danno del sistema economico e dei consumatori. Infine, il generale Rosario Lorusso ha indirizzato al generale Antonino Maggiore un caloroso augurio per il futuro e prestigioso incarico alla guida delle Fiamme Gialle siciliane e calabresi. Questa Procura Distrettuale della Repubblica, nell'ambito dell'attività investigativa svolta dai carabinieri della stazione di Catania Librino, a carico di un 27enne catanese pregiudicato e indagato per maltrattamenti in famiglia, atti persecutori ed estorsione, ha richiesto ed ottenuto dal GIP del Tribunale di Catania l'applicazione nei suoi confronti della misura cautelare della custodia in carcere. Le indagini hanno fatto luce sulle sue condotte di maltrattamenti in famiglia ed atti persecutori nei confronti dell'ex compagna, nonché di maltrattamenti in famiglia ed estorsione verso i genitori. Gli atteggiamenti aggressivi, le prepotenze e le mortificazioni sarebbero iniziati già durante la coabitazione con la vittima, una 23enne catanese, la quale avrebbe subito percosse e maltrattamenti anche in gravidanza. In particolare, violenze immotivate e gratuite subite fra il settembre 2020 e luglio 2021 avrebbero determinato la vittima esausta ad interrompere la relazione con il 27enne, nonostante la nascita della figlia. Nel corso della denuncia, sporta nel mese di maggio scorso, la 23enne ha spiegato come l'ex convivente, dal marzo 2024, concluso il periodo di detenzione per reati commessi in passato nei confronti dei genitori, l'aveva cercata insistentemente per vedere la bambina, tempestandola di messaggi di testo pieni di insulti, minacce e volgarità, nonché telefonate minatorie. Assuntore di stupefacenti in più occasioni, l'uomo l'avrebbe minacciato gravemente e lei, proprio a causa del suo stato di alterazione psicofisico, chiaramente non gli consentiva di incontrare la minore. Nel frattempo, la madre dell'indagato, stanca dei comportamenti del figlio, lo ha denunciato raccontando ai carabinieri che dallo scorso mese di marzo, tornato in libertà, aveva pretesto di tornare a vivere con i genitori, riprendendo al contempo a minacciarli, a gridare e a chiedere continuamente soldi. Gli investigatori, documentando in modo completo ed esaustivo le condotte dell'indagato, hanno richiesto all'autorità giudiziaria la misura cautelare, celermente applicata ed eseguita dai carabinieri della stazione di Catania Librino, che hanno associato il 27enne alla casa circondariale di Piazza Lanza. Un pregiudicato cinquantenne del posto, responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, è stato arrestato dai carabinieri della sezione radiomobili della compagnia di Palagonia. Erano le 11:30 circa quando l'attenzione dei militari in pattuglia della radiomobile, transitando lungo la via dell'acqua, è stata attirata dallo strano comportamento del conducente di una Fiat Grande Punto, un 31enne palagonese da loro già conosciuto. Quest'ultimo, infatti, appena notata la presenza dei militari, ha istintivamente azionato il clacson dell'autovettura, come per dare un segnale a qualcuno e immediatamente dopo fare un gesto con la mano. I militari, pertanto, volgendo analogalmente lo sguardo nella stessa direzione verso la quale il 31enne aveva orientato il gesto, hanno notato un uomo, il cinquantenne appunto, all'interno di un vicolo della via Principessa di Piemonte, riconoscendolo tra l'altro immediatamente in forza delle sue pregresse vicissitudini giudiziarie, soprattutto per reati in materia di droga.
Costui, appena notati i carabinieri, ha istintivamente tentato di nascondere una busta al di là della ringhiera di un appartamento disabitato, aiutato ancora una volta dal conducente della grande punto che aveva premuto sull'acceleratore dell'autovettura, ciò al fine di distogliere l'attenzione dei militari dal cinquantenne. Il goffo tentativo di depistaggio non è andato però a buon fine, perché i carabinieri, intuitene subito le finalità, hanno invece bloccato l'uomo e recuperato quella busta al cui interno hanno trovato 390 grammi di marijuana. L'uomo è stato posto a disposizione dell'autorità giudiziaria, che ne ha convalidato l'arresto. Individuato il percorso per il futuro del depuratore consortile IAS di Priolo Gargallo in provincia di Siracusa. Nel 2025 le industrie cominceranno a staccarsi dal depuratore, avvalendosi di impianti propri in fase di realizzazione, procedura che sarà completata entro la fine del 2026. Nella manovra finanziaria appena approvata all'ARS, intanto su proposta del governo regionale, sono stati destinati 9 milioni di euro per la messa in sicurezza. Una soluzione che giunge al termine di tre incontri che si sono svolti nell'ultima settimana a Palazzo d'Orleans, voluti dal Presidente della Regione Renato Schifani nella qualità di coordinatore delle attività per adeguare il depuratore alle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, rilasciato dal Dipartimento Regionale dell'Ambiente. A presiedere la riunione è stato il commissario per l'attuazione degli interventi per l'adeguamento del depuratore IAS Giovanna Picone, che nei giorni scorsi aveva convocato prima il tavolo tecnico interistituzionale, poi sindaci del comprensorio e infine i grandi utenti industriali. La possibilità più concreta è quella di collegare all'impianto altri utenze civili, ossia ulteriori comuni oltre a Melilli, Priolo e Siracusa, e sembrerebbe interessati i comuni di Floridia e Solarino. Per questo progetto occorrerebbe una rimodulazione delle tariffe attuali. Un'altra ipotesi è quella di offrire nuovi servizi al territorio, come l'utilizzo degli avanzati laboratori di analisi dell'impianto IAS. È importante, afferma il Presidente Schifani, gettare le basi per consentire a questa imponente infrastruttura, che serve una delle realtà industriali più complesse dell'isola, di continuare a stare sul mercato, garantendone la sostenibilità economica. Nell'arco di un mese, con la collaborazione dello staff dell'amministratore giudiziario Antonio Mariolo, saranno stabiliti tempi e modalità per valorizzare l'impianto, offrendo i servizi al territorio e ridimensionando i costi di gestione. Nel frattempo abbiamo destinato 9 milioni di euro di fondi regionali per la messa in sicurezza. È un intervento piccolo ma importante per la vivibilità e la sicurezza. Il mando stradale di entrambe le vie era particolarmente dissestato. Si tratta di due arterie di collegamento a elevato traffico veicolare e intervenire era assolutamente necessario, considerato il pericolo sia per il transito dei veicoli, in particolar modo dei mezzi a due ruote, sia per i pedoni, considerato che nella zona esistono diverse attività e abitazioni, sottolinea il sindaco Roberto Barbagallo. La zona è stata oggetto di diverse segnalazioni da parte dei cittadini e di diversi sopralluoghi degli uffici. Nel corso degli anni si è intervenuti con interventi di piccola manutenzione ordinaria sulle buche più pericolose, ma non si poteva proseguire oltre con i rattoppi. Consegnati questa mattina all'ex ospedale Barbuzza i lavori per la realizzazione della casa di comunità di Gran Michele. È il primo intervento ad essere avviato dei 29 programmati per le case di comunità dell'ASP di Catania, nell'ambito della missione 6 Salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. I lavori per un importo complessivo di oltre 1.700.000 euro, di cui 1.561.000 euro finanziati con fondi PNRR e per i restanti 177.000 euro coperti con fondi regionali, hanno una durata prevista di 365 giorni. Le case di comunità sono il fulcro della nuova rete territoriale a quale il cittadino potrà accedere e per poter entrare in contatto con il sistema di assistenza sanitaria e sociosanitaria. Nelle case di comunità i cittadini potranno trovare assistenza 24 ore su 24, ogni giorno della settimana, con un'offerta di servizi costituita da medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, specialisti ambulatori interni, infermieri di famiglia e comunità, altri professionisti sanitari supportati da adeguata strumentazione tecnologica e diagnostica di base.